E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su What Remains of Edith Finch. Vi ricordo ragazzi che il sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché questa serie possa proseguire, per cui per avere il prossimo episodio vediamo di raggiungerne almeno 80 ragazzi, confido in voi e quindi eccoci qua di ritorno. Ho notato che comunque questo gioco è stato ben accolto da diversi di voi e il suggerimento che appunto alcuni mi hanno dato è stato quello fondamentalmente di controllare magari più spesso, più attentamente comunque l'albero genealogico della famiglia di Edith, perlomeno per riuscire un minimo a capire quali fossero i rapporti, insomma, con i nomi, con le stanze, i nomi che appunto incontreremo ragazzi appunto in questa nostra avventura. Per cui l'altra volta ero entrata nella stanza di Molly, come dice anche lì la tastiera del letto, e ci ricordiamo ragazzi tra l'altro che la madre di Edith, a quanto avevamo capito, aveva chiuso a chiave tutte quante le stanze, le camere da letto della casa. Quindi Edith è ritornata qui dopo la morte della madre, che l'ha lasciato una chiave, e quindi questo ovviamente l'ha riportata alla sua vecchia casa, della quale però lei ci ha confidato avesse paura quando era I grew up piccola. Ok, looking at Molly's room through the peephole. quindi osservando la camera di Molly dallo spioncino, per cui in questo caso, ragazzi, Molly la possiamo vedere qui lontana effettivamente nell'albero genealogico. Edi, credo ragazzi, fosse la bisnonna in questo caso, appunto. Forse qualcuno di voi mi aveva fatto anche questo appunto, quindi che non fosse la nonna, ma fosse la bisnonna di Edith. Infatti, se non erro, ragazzi, Dawn è la madre di Edith. Infatti, qua sono lei è praticamente successiva a Dawn. Solo che Edie è ancora più indietro, quindi non è direttamente sopra a Dawn, ma ancora più su. Per cui, sì, effettivamente, questo ci fa comprendere che è la bisnonna Being inside for the di Edith. first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Beh, direi, questa camera, ragazzi, sembra essere stata creata apposta per assomigliare ad una fiaba. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Ok, quindi l'animaletto, cos'è che come l'ha chiamato? Non mi è rimasto chiaro come l'ha chiamato. Vabbè, in ogni caso, ragazzi, vediamo un attimo, praticamente noi non dobbiamo fare altro che affidarci alla narrazione di Edith, che a quanto pare comunque sa più cose di quelle che sicuramente noi sappiamo riguardo le persone che abitavano questa casa. Molly Finch, ecco qua. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Ok, ragazzi, a quanto capisco, stiamo impersonando la piccola Molly che ha scritto nel suo diario qualcosa riguardo, insomma, un evento avvenuto dopo che sua madre l'aveva mandata a letto senza cena. Per cui probabilmente Molly è la figlia di Edie. Se non sbaglio, Edie era sopra appunto il loro ramo. Per cui vediamo un po', si era alzata The per gerbil cercare food was qualcosa da dry, but I mangiare. didn't mind it. Ma ha mangiato il cibo del gerbillo. Perché lo chiamano gerbillo, ragazzi? Che diavolo di animale è il gerbillo? My Halloween candy was all gone. Ok, niente caramelle di Halloween. Ha mangiato il cibo che mangiava il gerbillo nonostante fosse secco. Non ci aveva fatto particolarmente attenzione a questa cosa. Il pesce direi che non è un'opzione su. No, pensai di. No, te prego. I thought about eating Christopher, but I held back. Che bello che hai fatto, ragazzi, hai fatto troppo bene. No, 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 no. Assolutamente no, questa non è un'opzione, cara Molly, dimenticatelo proprio.
Ok, qua abbiamo il bagno. Minchia, deve essere proprio piccola, ragazzi. Deve essere piccola, eh. Di che anno era il I diario? kept Dovremmo eating and vedere. eating. Ma ti sei mangiata il dentifricio? Ma sei pazza! Ma sei impazzita! Ma che cavolo? No, raga, non ci posso credere. I ate a lot of things that night. Ma perché? Cioè, ho capito che fosse affamata, Then I heard ragazzi, ma... chirping outside my window. Prego. No, 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 non mi cominciate a stranire, eh. Perché c'è sta bambina, ho capito fosse affamata, ragazzi, ma si è mangiata, cioè, il cibo del criceto, del dentifricio, cioè, ma di che stiamo a It was a parlare? barn swallow going back to her nest. Una rondine, quanto sono belle le I rondini, reached out ragazzi. for her. And Non suddenly, farlo. I was a cat. Ma che cazzo? What? Ma che diamine? Ma non ci posso credere, ragazzi, che sta I accadendo tried to be davvero. quiet, but the bird was really scared. Beh, ci credo. Insomma, vorrei pure vedere. Op! Op! No, ragazzi. È incredibile. Opla! E qua. Ma no, ma se la deve mangiare, ve prego, no. Ehi, rondinella. Oddio, come ci arrivo? Sul cornicione, ovviamente la grondaia, anzi, semmai. Opla! Continua a fuggire. Beh, poverina, è arrivata al suo nido. Non vorrei davvero mangiarla, Molly. Mi auguro di no. Ok, dobbiamo trovare una strada più lunga. Esattamente da qua, ragazzi. Ok, tutto ciò ha dell'incredibile, ma anche del what the fuck? Cioè del tipo che cavolo sta succedendo? Perché è diventato un gatto? Cioè, nel senso che vuol dire starà a sognà. I jumped and I almost got her. Cioè, si sta pure arrabbiata perché non riesce ad acchiapparla. Opla. Ma che cavolo? Op! I could tell she was getting really tired. Vorrei pure vedere, insomma. Povera rondinella. Continua a Now I scappare. was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Perché? Continua a non capire perché. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Cioè, ragazzi, non so se ci rendiamo conto, ma no, cioè, ragazzi, aspettate. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Ragazzi, io vi chiedo A scusa mama rabbit. se non sto dicendo nulla, a parte c'ho il pad, She mannaggia, was mi almost stavi. too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. No, ma sono incastrata. Non mi muoverò mai più da qua. Non mi muoverò mai più.
Quanto cavolo lo devo far di menà per farlo sbloccare? No, dai, mi si è bloccato proprio fra due alberi. Sto provando a vedere se... Se usando... Ok, usando il pad per fortuna sono riuscito a farlo sbloccare, ma... Io vi giuro che non... I rolled off a cliff and into the ocean. Now I was hungrier than ever. Io No, ragazzi, non sto davvero capendo. Non cioè mi avrete visto sicuramente interdetta, perché è così, direi. Ce l'ho. Infatti. Oddio, continuo a premere il tasto triangolo. Niente, mi sa che devo tornare ad usare il mouse. Aspettate, ragazzi, eh. Oddio. Sto usando i tasti. I tore off her flipper and it tasted really good. Ma perché? Cioè, la domanda sorge spontanea, assolutamente, perché? What? Cioè, starà sognando, ovviamente, per... But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Ok. Cos'è? Ma che cazzo... Now I was a monster and I smelled people everywhere. Sentivo l'odore persone dovunque, ho capito, ma... Ragazzi, è assolutamente terrificante questo, posso dirlo. Ma che è il tentacolo? È un tentacolo! Sembra il tentacolo, ragazzi, del Kraken. De che cazzo è sta roba? Ragazzi, no, raga, allora, probabilmente sta sognando. Cioè, l'unica spiegazione plausibile. Nel senso, cioè, talmente affamata da sognare tutte queste cose da mangiare, praticamente. Che cosa dovremmo fare con un marinaio ubriaco? Radergli la pancia, bla bla bla. Vabbè, ubriaco questo tizio. Ragazzi, cioè, posso dire, perlomeno questo è assolutamente terrificante, lo posso dire, eh. Cioè, perlomeno... Capite che voglio dire? Last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have. So I swam towards it. Perché continuiamo ad essere questo tentacolo viscido? And the good smell went into an old pipe. Sulla sabbia il buon odore proveniva da un vecchio condotto. Beh, vecchio condotto, buon odore. Comincio ad avere qualche dubbietto, eh? Che avesse un buon odore. È tutto stranissimo, ragazzi. È il nostro bagno. È il bagno di lei. È il bagno della sua camera. Oddio, ragazzi, è inquietante. Tutto ciò. È assolutamente angosciante. Sì, posso dirlo? Certo che posso dirlo. Ma è angosciante, orripilante e schifoso. Anche. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious.
I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. What the fuck? E la bambina è morta a 10 anni, ragazzi. Se non sbaglio era la data che c'era sul diario. Ma che cazzo? I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Infatti, ragazzi, molli. 1937-1947, 10 anni, povera Stella. E sul diario la data era del 1947. Questo gatto. Si può uscire da qua, aspettate. Non posso tornare dentro. Ok. Vabbè, vorrà dire che continuerò di qua. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. He would have, but mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Tutto abbastanza strano. I spent a lot of time in great grandma Edie's room. Ok, della bisnonna Edie, ok. Quindi ci ha appena confermato esattamente, ragazzi, quello che mi avevate fatto notare, che non è la nonna, ma era la bisnonna. La bisnonna. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Quindi questa è lei. Ok. Quindi questa è la stanza di Edie. Sarebbe a dire la sua bisnonna. Ok. Lewis died a week before we left. But Edie had already started to memorialize him. Lewis. Chi è Lewis? Era il fratello di Edith. Ok, uno dei due fratelli di Edith. Morto una settimana prima che se ne andassero da questa casa, a quanto dice. Quindi costruita nel 1937 da Evan Finch. Però qua non leggo alcun Evan. Quindi probabilmente era... non lo so, il padre di Edie addirittura, se one non sbaglio, summer, sì. They evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks she was a celebrity. Quindi lei non ha lasciato l'isola. Ok, io continuo a premere esc, ragazzi, pensando di chiudere così le scritte, ma when Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Quindi Sven, morto mentre costruiva uno scivolo a forma di drago. Lei usava a dire che era stato ucciso da un drago. Sven, qua non c'è alcuno Sven. Ok, sarà stato il marito. Qua c'è Sven, ragazzi, vedete? Questo probabilmente significa che è qualcuno che si è unito all'albero familiare. Credo si possa definire così, non lo so. Qua c'è uno Sven, però non era in diretto rapporto familiare, cioè legame di sangue, ecco, con la famiglia. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. 90 anni, vabbè, aveva una certa età, ragazzi, per essere la bisnonna, ovviamente. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Okay. Ooh. Odin Camiamo. Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Le ultime vittime della maledizione familiare. Odin Finch. What the On fuck? January 7th, 1937, he set sail with his family. And his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Beh. Odin's daughter Edie, with husband Sven la and baby Molly, Odin. Step ashore marito in Sven, new home, okay. Orcas Island. Ok, quindi sì, era il marito di Edie, ecco, quindi questo cosiddetto Sven.
Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Mm-hmm. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Ok, quindi qua ha detto, ragazzi, che Odin Finch, quindi il padre di Edie, quindi della bisnonna, quindi sarebbe a dire il suo tirrisnonno, si era portato appresso la casa sperando di lasciarsi alle spalle una maledizione legata alla sua famiglia, al suo nome. What the fuck? Ok, niente, finisce così. Sua moglie e il loro figlio appena nato, Johan, si imbarca con la sua famiglia e la sua casa, vedete? E quindi niente, ovviamente la casa è andata distrutta e anche Odin è morto. Quindi la figlia di Odin, Edie, e suo marito Sven con la piccola Molly, quindi hanno costruito la nuova casa. Ok. Quindi Odin era il padre di Edie. Sì, Ingeborg, vedete, era la moglie di Odin. Ok. Bisognerà cercare di stare appresso a... Come si esce, cavolo, però? Come faccio ad uscire? Ok, aspettate. Ok, così, perfetto. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Quindi Odin Finch era il suo trisnonno, trisavolo, non so quale sia il termine più esatto, però Sven e Edie erano appunto stati quindi costruttori di questa nuova casa. Bene, tutto molto curioso, nel senso che ci fanno capire che a quanto pare purtroppo questo nome era accompagnato da una sorta di maledizione. Ammazza che tappeto, The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. La moglie di Sam. Ok, Kay, infatti. Quindi sarebbero a dire, allora, sarebbe a dire i nonni dell'attuale Edith. Sì. Perché appunto allora Sam e Kay si erano sposati, ha detto, della prima moglie Kay, quindi genitori evidentemente di Dawn, Gus e Gregory. Gregory, ragazzi, morto ad un anno, bisogna fare attenzione un attimino alle date. Gus morto a 13 anni, mamma mia. Tutti giovani però, ragazzi, tutti giovani. Anche Milton morto giovanissimo, Calvin morto a 11 anni, Sam comunque quindi sarebbe a dire il nonno di Edith morto a 33 anni, cioè comunque morti tutti giovani, attenzione a questo dettaglio, cioè buona parte di loro erano morti giovani. The secret, there's a secret in this bathroom by Sven and Edie Finch. Quindi c'è un segreto in questo bagno, quindi dai bisnonni. There's a secret in this bathroom. Dai bisnonni, sì, di Edie. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. Non è nell'armadietto. It's hidden in this book. È nascosto in questo libro. Oh. Oh. Caspita. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Quindi Sam, il figlio, uno dei figli di Edie e Sven, quindi sarebbe a dire il nonno di Edith, aveva a quanto pare la passione per la fotografia. Ok, possiamo analizzare altro qua, sembrerebbe proprio di no. Però possiamo infilarci qua. Milton, il fratello di Edith, ragazzi, a quanto pare era già stato qua. Ok, un'altra stanza da letto, ragazzi. Fort Calvin. Allora, io direi che abbiamo fatto, ragazzi, quasi una mezz'oretta di gioco. Qualcuno di voi mi ha detto che comunque il gioco non è che dura così poco come avevo visto, però, ragazzi, da come avevo detto, ho visto
Un full gameplay di questo gioco dura tipo al massimo, se non sbaglio, un'oretta e mezza, massimo 2 ore se non erro. Quindi comunque non vorrei far durare troppo questi episodi, ve l'ho già detto, per non far durare troppo poco la serie. In ogni caso, che nonno Sam aveva un gemello. Ah, quindi il nonno Sam aveva il gemello Calvin, morto però tristemente a 11 anni. Va bene, allora direi, ragazzi, che possiamo fermarci qua. Riprenderemo da qui la prossima volta. Vi ricordo, ragazzi, che il sostegno con i like è assolutamente fondamentale per avere il prossimo episodio, per cui non dimenticatevene. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!